Ciao, sono Custom Chairs per Roma Custom Bike e in questo episodio finalmente sentiremo il motore. In questo episodio di Roma Custom Bike finalmente riassembliamo la moto che è stata in queste condizioni ormai per troppo tempo. Inizieremo con la ruota anteriore. Ieri ho creato questo disco che serve per pilotare il driver del contachilometri, visto che noi abbiamo messo il disco nella parte destra per combaciare con quello posteriore, e quindi ci serve questo piccolo dentino che normalmente è sul disco. Continueremo con l'aiuto anche del nostro amico Luca, che ormai è diventato un veterano dello show, ad assemblare poi il carburatore, le marmitte, il parafango posteriore. Insomma, oggi sentiremo la moto rombare. Abbiamo subito iniziato ad installare il disco per il contachilometri sulla ruota anteriore. Un po' di serrafiletti e via con le viti di retenzione. Poi abbiamo preparato il mozzo della ruota anteriore, il parafango e quant'altro ci servisse per l'assemblaggio. Dopo aver lubrificato il mozzo e posizionato il monobraccio porta fender, abbiamo iniziato a inserire la ruota anteriore. Ecco in posizione il bussolotto per il contachilometri. Vai! Ed il bullone per la ritenzione del mozzo. Abbiamo quasi finito la parte anteriore, ma non sembra che manchi qualcosa? Il disco! Ma facciamocelo! Quello lo senti quando metti il disco. Take two! Col disco questa volta! Allora riniziamo da capo. È una giornata torrida e se rifacciamo tutto due volte qui non finiamo più. Ma grazie alla meraviglia della post-produzione eccoci arrivati in pochi secondi allo stesso punto di prima. È arrivato il momento di montare il serbatoio dell'olio. Olio extravergine e la moto va meglio. Il serbatoio dell'olio non è assolutamente facile da montare. Cioè, è facile, ma non è comodo. Poi bisogna installare tutti i tubi dell'olio, incluso quello dello spurgo, ed inserire tutti i cavi della batteria e dell'elettronica negli appositi passaggi. Mannaggia! Alibescetti! In questo momento Luca sta pensando: mannaggia a me e quando mi sono fatta coinvolgere in questo progetto. Ma senti, visto che tu ci sai fare con i motori, perché non vieni a darmi una mano quando tiriamo giù il motore della mia? Ma più che volentieri, per me sarebbe un onore. Oh, stupendo. Mi sa che adesso non è più tanto stupendo. Poi ho installato le staffe del motore, fresche di verniciatura a polvere. Abbiamo installato il collettore del carburatore e devo dire che questo è un altro di quei lavori che è molto più facile fare in due. Inutile dire che già che ce l'avevamo smontato, gli ho dato una bella lucidata. Poi siamo passati al blocco del carburatore, che non avevamo mai smontato e che quindi aveva ancora attaccato anche il filtro dell'aria. Grazie, aspetta. Esatto. Avendo un cavo singolo per l'acceleratore, è stato un lavoro da 5 minuti. Una stretta alla vita dei supporti e voilà, il gioco è fatto! Anche il filtro dell'olio è nuovo e Luca mi ha insegnato che è importante bagnare l'O-ring con un po' di olio per assicurarne la tenuta stagna. E anche questa è fatta, come disse il generale tirandosi sulle braghe. Riempiamo il serbatoio con 2 kg d'olio, come descritto nel manuale d'officina, e abbiamo finito. Ok. Appoggia questo, vedi questi due sotto?
tocca alle marmitte. Processo relativamente semplice. Sono delle drag pipes che ho comprato negli Stati Uniti, originariamente completamente vuote, ma anche troppo rumorose. Allora ho deciso di tagliarle e infilare dei piccoli baffle con della lana di roccia per renderle un pochino più umane, diciamo. Magari un giorno ci farò su un tutorial. Si è fatta una certa e onestamente non sto più nella pelle. Perché ormai c'ho le fregole, Voglio sentirla in moto! Voglio sentirla in moto! Quindi ho installato la batteria e ho addirittura fatto il succhio per non perdere tempo ad andare dal benzinaio. Abbiamo l'imbuto, abbiamo la benzina, frutto del succhio che non facevo ormai più da ormai quasi 20 anni. Vediamo se riusciamo a farla partire. Guardate che classe! Imbuto connesso direttamente al tubo della benzina. Siamo arrivati alla fine, è l'ora che mettiamo la benzina in questa HD e che Dio insista. E anche Luca inizia a dare i primi segni che non ce la fa più. Vai dottore, vai. Apposta. Per il grande evento dell'accensione si erano riuniti un po' di amici, parenti e vicini, quindi a questo punto avevamo addirittura un audience. Scarica la batteria. Mannaggia il mondo, te l'avevo detto, la batteria è carica, sì! Non poteva mancare il colpo di scena organizzato dalla produzione per alzare la tensione del momento. Se, vabbè. Ma posso dire ste stronzate, ma quale produzione? Dopo aver rimosso la batteria della moto di Luca, ci abbiamo riprovato. Dello scarico della mia bambina dopo così tanto tempo è stata veramente un'emozione. Il collettore della marmitta posteriore non deve essere stato stretto abbastanza, infatti sfiata un po'. Sembra anche esserci un problema con uno dei push rod. Ci sono delle perdite d'olio. Gli altri però sembrano essere a posto. E l'olio, porca puttana! Pare che abbiamo messo un po' troppo olio. Allora forse è anche per questo che ne esce dai push rod. Forse è troppa pressione. Allora, ieri con nostra grande gioia siamo riusciti a far ripartire il motore, perché mica ci credevamo granché, beh. No, io ci credevo. Lui ci credeva, io meno. Però siamo riusciti a farlo partire, tutto bene, tranne un paio di aggiustamenti da fare. Usciva un pochino d'olio da uno dei push rod e un po' di fumo da una delle marmitte. Quindi oggi ci approntiamo a fare le piccole modifiche che servono per metterlo ad hoc. E poi abbiamo Marine One. A marijuana? Ci abbiamo la marijuana? Ma no, l'hai tolto ad Obama. Ah, ecco, ci abbiamo Marine One. Dopo ci serve, dopo. Assolutamente. Alla fine. La perdita di olio era su questo push rod qua. E ora stiamo cercando di capire perché. E il perché, secondo me, perché l'O-ring è andato fuori della sede, è andato giù. E quindi è come se non ci fosse stato. Certo. Vai. Poi tiriamo giù l'astuccio e vediamo se spiana. Senti, visto che ci siamo, vogliamo dargli un altro giro di vite ai push rod che si sono assestati? Esatto.
I tappets sotto i pushrod si autoregolano per compensare i cambiamenti di dimensioni dei vari pezzi dovuti alle escursioni termiche. L'olio all'interno dei tappets ci mette un po' a livellarsi e a questo punto dovrebbe essere al punto giusto per potergli dare un'ultima registrata. Ieri abbiamo messo in moto l'Harley. Non abbiamo considerato l'olio che si è depositato nel basamento, quindi tra quello che abbiamo aggiunto e quello del basamento ce n'era troppo. Luca rimuove l'olio in eccesso con una siringa e questo dovrebbe risolvere il problema. Speriamo. È arrivato il momento di installare la ruota posteriore e questa volta non ci siamo scordati il disco. Dopo aver installato i distanziatori della colonna, che sono stati inseriti per poter installare un pneumatico da 200 e lasciare abbastanza spazio tra la catena e la gomma, ora si può procedere con l'installazione sullo swing arm. Adesso eccoci, passa, ok, vale. Ho sostituito il disco posteriore, quindi le pasticche devono essere allargate per permettere l'inserimento sulla superficie più larga rispetto a quella del vecchio disco, che essendosi consumato era molto più fino. Lo spazio tra disco e cerchio è minimo, quindi voglio fare molta attenzione a non rigare la nuova verniciatura. Noterete che ci sono distanziatori tra il supporto e la pinza per far sì che le pasticche siano perfettamente allineate con il piano del disco. Questo è quanto per questa prima parte di questo Two Parts Episode. Vi invito a cliccare qui per andare direttamente alla seconda parte. A tra pochissimo!